Limitare il contagio da Covid ed entrare nella fase 2 vuol dire anche ripensare a come muoversi, specie nei grandi centri urbani. Pescara è la città più grande d'Abruzzo e l'assessore Luigi Alboremascia lancia un messaggio che va in questa direzione e propone diverse soluzioni improntate alla mobilità alternativa. Implementare ulteriormente il sistema di piste ciclabili nella nostra città, arrivare a 40 km di pista ciclabile, che per una città come Pescara vuol dire un ottimo risultato, e quindi incentivare in tutti i modi l'uso della bicicletta. Parlo di bicicletta muscolare, ma anche di bicicletta a pedalata assistita. Io in settimana avrò anche un incontro, anzi per la verità proprio domani, con i vertici tecnici organizzativi di TUA, anche per verificare se c'è la possibilità nell'ambito del sistema di trasporto pubblico locale di poter anche avere, sarebbe una bellissima novità per la città di Pescara, un sistema promiscuo, visto che comunque gli autobus avranno un accesso ridotto e contingentato di passeggeri, riservare uno spazio anche alle biciclette, quindi introdurre un concetto che nel nord Europa e anche in alcune città italiane molto invalso e può essere quindi applicato anche alla città di Pescara. Come dicevo, parleremo con TUA per capire anche quale sarà la frequenza dei trasporti, come vorranno organizzarsi, se ci saranno degli scanner che misureranno magari la temperatura delle persone che accedono all'interno degli autobus, quale sarà il numero delle persone che potranno utilizzare il trasporto pubblico locale. È pronto un documento stilato da Mascia e che potrebbe essere approvato entro questo fine settimana. Diverse le soluzioni contemplate e attenzione particolare ad un mezzo, il monopattino, il cui uso in questa fase sarà incentivato. In questo momento il trasporto auto condiviso è assolutamente inapplicabile, quindi quelle stesse risorse possono essere invece utilizzate per l'acquisto di biciclette e di monopattini. Le dicevo che in settimana approveremo questa delibera che va a regolamentare l'uso del monopattino elettrico. Ma l'altra grande novità è che questa delibera costituisce poi la stura per poter effettuare un avviso pubblico e portare a Pescara 500 monopattini elettrici in sharing floating. Vuol dire sostanzialmente avere la possibilità di noleggiare, come nelle grandi città europee, nelle grandi città italiane, il monopattino e poter andare in tutti i luoghi di Pescara. Tra gli altri provvedimenti, il ripristino della ZTL in via Regina Margherita il sabato e la domenica a partire da questo weekend. Reintroduzione graduale della sosta a pagamento. Con la giunta sarà poi valutata l'individuazione delle cosiddette zone 30. Il traffico può essere posto in coesistenza rispetto quindi alla mobilità dolce. È il caso praticamente oggi di Corso Vittorio Emanuele, tanto per intenderci e per farlo capire ai vostri spettatori, è un esempio che può essere applicato anche in altre zone centrali di Pescara, se questo può essere utile alla regolamentazione della mobilità. Pescara si adegua ai tempi anche in anticipo alle grandi città italiane. Oggi il sindaco di Napoli, De Magistris, ha parlato di un protocollo che nella sostanza è simile a quello della città abruzzese. E quindi Pescara diventa un pochino capofila rispetto a questa visione e questo non può far che piacere.